schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video dove vi voglio portare un paio di news ragazzi, una riguardante PlayStation 4 che diciamo potrebbe interessarci molto e una che riguarda Rockstar Game. Allora, in primis vi parlo di Rockstar Game ragazzi. Che cosa ha fatto Rockstar Game? Nulla ragazzi, Rockstar Game questa volta non ha fatto nulla, o meglio non c'entra nulla. Molti utenti stanno segnalando in pratica che gli arrivano dei messaggi strani, prevalentemente su PS3 questo accade e su PC. Adesso non so se su Xbox o altre piattaforme sono arrivati questi messaggi, però qualcuno dice che anche su PS4 sono arrivati questi messaggi e vabbè, io la do per buona, però comunque sia andiamo ad analizzare il tutto ragazzi. Allora, qui ci troviamo su PS3 ragazzi e in pratica questi messaggi che arrivano ragazzi sono completamente fake e adesso vi vado a spiegare il perché. Allora, innanzitutto andiamo a vedere la tipologia dei messaggi che solitamente arrivano. Sono questo: GTA 6 coming 2019, GTA 6 pre-order now. E questi messaggi ragazzi sono completamente fake, come questo che appare nel menu e ci dice anche la stessa cosa. Quando magari uccidiamo qualcuno andiamo nel menu e ci compare questa cosa. Allora, premetto che questo spazio di clip video non è mia, è una notizia che comunque è di un modder abbastanza affidabile e quindi passiamo alla fregatura in se stessa. Allora, in primis ragazzi, questo mod menu che avete appena visto, come vedete qui, è in grado di poter dare delle notifiche. Allora, queste notifiche sono tipo: sono stati ingressati dei soldi, che vuol dire sono stati messi dei soldi, oppure che sono stati tolti dei soldi. E queste notifiche sono notifiche che arrivano ai giocatori, come state vedendo. Allora, queste notifiche ragazzi sono totalmente false. La notifica di cui stiamo parlando non è stata trovata in questo mod menu e nemmeno in altri, quindi si sospetta che comunque sia questa cosa sia fatta con un tool tramite PC collegato in FTP, insomma, e cazzi e mazzi. Vabbè, qui adesso non vi sto a spiegare il tutto come funziona e come non funziona. Comunque sia, questa notizia è un fake, anche perché se andiamo a vedere nel sito Rockstar non parla assolutamente di un pre-order, non parla assolutamente di un cazzo. Allora ragazzi, torniamo a noi. PlayStation 4, come sapevate tutti, diciamo aveva rifiutato in parte la condivisione dei server, però sembra che ci stia ripensando per quanto riguarda questa cosa, anche perché prossimamente, nella settimana prossima, quasi sicuramente avremo delle notizie certe per quanto riguarda questo, anche perché diciamo Sony sta valutando molto questa cosa della condivisione dei server, soprattutto per il prossimo periodo natalizio, anche perché se proprio stiamo a vedere, insomma, PlayStation 4 è quasi alla fine del suo corso ragazzi, e anche se tanti non vogliono ammetterlo, diciamo, e anche la Sony stessa non dà dichiarazioni certe di questa cosa, però sappiamo tutti che le console vanno di 5 anni in 5 anni e quindi sappiamo tutti che PlayStation 4 presto giungerà alla fine, e quindi Sony ha deciso di implementare questa cosa, sta valutando di implementare questo discorso di
di condividere i server, comunque, anche perché è l'unica piattaforma che, diciamo, sta dando dei problemi per quanto riguarda la condivisione dei server, e quindi si suppone che stia valutando di farlo, anche perché sta cercando di tirare un po' più a sé il mercato delle vendite delle PlayStation, anche se comunque hanno avuto un grande riscontro, però si sa che una, diciamo, grande società come la Sony diciamo richieda più introiti possibili. Quindi aspettiamoci prossimamente, ragazzi, questo implemento della condivisione dei server, e addirittura anche il cambio ID, che si dice che prossimamente potrà avvenire. Detto questo, ragazzi, non credo di avere null'altro da aggiungere. Un saluto a tutti, al prossimo video. No mercy.